Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Siamo qui di nuovo con una nuova puntata di NBA 2K19 con il nostro cestista Simone Postiglione. Come potete vedere, per chi ha visto lo scorso video, nella scorsa partita abbiamo ottenuto una vittoria a 129 contro 124 contro i Phoenix Suns. L'inizio è stato molto promettente, poi verso la fine della partita, nell'ultimo quarto, siamo andati un po' in difficoltà e devo dire la verità, abbiamo rischiato anche di perderla. Adesso dobbiamo affrontare la prossima partita che è contro i Denver Nuggets. In teoria non sono una squadra proprio difficile da battere, però ribadisco sempre, gioco con i Lakers, senza LeBron, come nella realtà sono quello che sono, però in questo caso ci sono io sul parquet, quindi speriamo di fare un'ottima partita. Bando alle ciance, come dico sempre, ormai sta diventando una mia mania. Andiamo in campo e facciamo il meglio possibile. Eccoci qua, ragazzi, siamo di nuovo qui sul parquet. Ecco le formazioni iniziali. Come potete vedere, manca ancora LeBron. L'unica cosa che mi viene da pensare è che, siccome nella realtà è infortunato, lo fanno essere infortunato anche qui. È l'unica spiegazione che mi so dare. Cercheremo, come dico sempre, di fare comunque un'ottima prestazione anche in sua assenza e con me sul parquet per i minuti che mi saranno disponibili. Ok, benissimo, 24 a 9 per loro, 4 minuti e 58. Ok, già cominciamo a parlare di miracolo, mi sa, perché mamma donna santa, ma com'è possibile? Sì, aspetta, c'ho palla io. Vediamo di parlare. Ecco, appunto. Ragazzi, sono ancora sotto shock per il risultato parziale della partita. E mamma mia, cioè, com'è sta storia? Serve veramente un miracolo. Cioè, ancora un po' è peggio della partita contro il Sant'Antonio. Va bene, raga, noi vediamo di fare il possibile. Male che vada ci becchiamo un'altra batosta. Aiuto. Niente. 2 secondi, tira. Ok, rimbalzo. E 2. Ok, 11. Abbiamo la bellezza di 13 punti da recuperare. Forse se giochiamo di squadra bene possiamo fare qualcosa. Ecco, il pick and roll non è andato a buon fine perché non me l'ha bloccato. Vai, scarica, tira, dai. Eccolo qui. Così va bene. Così va bene. Assist a giocatore libero, Hart la mette dentro con una bella tripla. Cerchiamo di fare un bel gioco in difesa, perfetto, non gli ho dato la possibilità di tirare. Occhio che è libero. Ragazzi, sarà una bella impresa, questa. Sarà una bellissima impresa se riusciamo a vincere veramente. Dai che andiamo col contropiede. Purtroppo. Ah no, aspetta. Vediamo se provo a tirare da qua. Ed ero smarcato e non va la tripla, va bene. Grande stoppata! Chi sei? Chi sei? Chi sei che ti faccio i complimenti? Chi sei? Ok, bene, mi sa che ci siamo svegliati. A me servirebbe LeBron, voglio giocare con LeBron. Occhio a passare sempre giocatori smarcati. Mamma mia. Non volevo quel passaggio lì. 3 secondi, tira. Art, tira. Ah, brutta. Brutta, sono lento. Sono lento. Eccola. Di nuovo più 13. Dai, ce la possiamo fare. Non è niente. Proviamo, e i primi due arrivano. Ok, ci fanno entrare a 6 minuti e 09 dalla fine del secondo quarto, 20 punti di svantaggio. Direi che veramente ci serve un miracolo. Non so perché faccia così, veramente, cioè facciamo veramente così schifo. Almeno palla nostra. Vediamo la tripla da qua. Marcatissimo. Niente, niente. Devo stare più tranquillo. Ma perché? Cioè, è frustrante giocare con la bellezza di 22 punti di svantaggio. Cioè, ti passa la voglia anche di combattere, sinceramente. Però, insomma, vediamo almeno di fare il meglio possibile. E che almeno la sconfitta sia meno amara del previsto. Però, cavolo, marcano tantissimo e non riesco a
a fare quello che vorrei. Proviamo da qui, dai, sei lì. Ma dai, vabbè, vabbè, vabbè. Zed Sting che anche i tiri più facili non vadano dentro. Mamma mia, mamma mia. Mi serve più minutaggio, ragazzi, perché veramente vedere che il computer gestisce come vuole lui il risultato è una cosa allucinante. Fallo! Dai, sono qua. Brutta. Dai, grande! Ok, rimbalzo offensivo dentro. Bravo Beasley. Fatemi vedere, fatemi vedere. Proviamo da qui. No, brutta. Infatti sono già freddo. Ragazzi, le statistiche quest'oggi saranno veramente scadenti, secondo me. Veramente scadenti. Ok. Proviamo da dentro così. Niente, niente, niente. Neanche questa è entrata. Neanche questa è entrata. Neanche questa. E allora dentro va tutto. Ah no, hanno sbagliato. Wow. Ok, vai ball. Sei marcato, aspetta, aspetta. Dai Beasley. Sono libero. Niente, niente. Oggi le triple non me ne entra una. Solo un tiro da due. E palla nostra. Ai ai ai. Che brutto giocare così. Oh là. È la prima tripla, va. E ho fatto anche la rima. Dai, dai. Almeno cerchiamo di giocare bene noi, così ci facciamo notare. I nostri parametri aumentano. Però loro intanto entrano facile a canestro. Vabbè. Noi facciamo difficoltà ad impostare un'azione. Dai Beasley. Dai, 19. 19. Era meglio prima quando eravamo solo a 13. Però vabbè. Dai, recuperala, recuperala, recuperala. Recuperala. Sono qua. Di forza. Altri due in contropiede. Così. Così. Così va bene. Proviamo a pensare ad una rimonta quasi impossibile. Ma ci proviamo, dai. Dobbiamo lasciargli spazio. Canestri facili. Thomas, sei fermo. Fatela rubare, fai primo. C'è tutto sto casino e alla fine lo fate segnare facile, vabbè. Dai, dai. Dai, dai. Dai, McGee. Dai, McGee, sono qua in mezzo. Ok, meno male che l'hai ripresa. No, aspetta, non la voglio perdere. 12 secondi, c'è ancora un po' di tempo. Rischiosissimo. Che brutta questa. Che brutta, che brutta. Che brutta. Sto giocando veramente una chiavica. Veramente uno schifo. Ok. Aia. E infatti. No raga. No raga. O mi do una calmata o qua finisce a tragedia. Dove vado? Sto andando contro il pubblico. È solo... E infatti la mette dentro. 61-39. Ok, il nostro overall non è il massimo. È... L'abbiamo aumentato un pochettino. Ma... Cioè, gli entra dentro di tutto a questi. Allora, io ho 3 su 12 e 1 su 6 da 3. Cioè, rendiamoci conto. Alleluia! 2 su 7. Ecco qua. Ci voleva tanto? Murray, non ti faccio passare. Tanto so che la tieni. Ok. Ok. Va bene. Ragazzi, finisce il primo tempo, 63-44. La partita è iniziata malissimo, ma non per colpa mia. Almeno in parte, perché è già iniziata con quasi 20 punti di svantaggio. Quindi che potevo fare? Poi le mie prestazioni sono state molto antallenanti. Non ho molto segnato nell'arco di tempo che ho avuto a disposizione. Tiri molto facili, sbagliati. Vediamo che succede nel secondo tempo. Ok, 5 minuti e 16 alla fine del terzo quarto, 74-55. Abbiamo anche recuperato palla. Occhio, non perderla. Aspetta, 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 aspetta. Datemi una mano con un pick and roll, per favore, grazie. Niente, non riesco a entrare. Scarichiamola dietro.
Niente, 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 niente. 2 secondi, tira Hart, ti prego. Ma che schifo. Va bene. Che carneficina. Cerco di entrare in aria, ma niente. Ok, scarica da dietro. Sono abbastanza libero. E non va. Ho provato il prova e tira. Prendi e tira, ma niente. Li entrano tutte. Gli entrano tutte. È una roba allucinante. È una roba incredibile. Vai col pick. Ma scatta, Dio mio, ci vado di potenza, vediamo quello che succede. Niente, ovviamente, non riesco. Rimbalzo. Però palla nostra. Oggi è andata così. Una schifezza della schifezza. Niente, non riesco ad andargli dietro come faccio di solito. Devo cambiare strategia. Tanto anche se loro tirano non entrano. Loro le fanno entrare tutte, noi no. Ovviamente pure la tripla. Non poteva mancare. Andiamo in post. Almeno così va, dai. I nostri punticini li stiamo facendo almeno. 13 minuti, 12 punti. Cerchiamo di giocare noi almeno di fare una buona prestazione. Come contro la partita contro il Sant'Antonio. Sotto canestro di nuovo. Ah, brutta, ero marcato da 2. Peccato, pensavo che fosse entrata. Tanto lui entra di nuovo tranquillamente. Noi per fortuna recuperiamo palla. Solo da lontanissimo e non entra. Mamma mia che mattonate che sto tirando. È una roba incredibile. Dai, dai. Un po' di spazio. Tripla dall'angolo, niente. Rimbalzo offensivo. Schiacciato Nile Chandler, ok. Ok, almeno questo. Spazio, prova a entrare, ovviamente non ci riesco. Vai Rondò. Ti faccio un blocco, guarda, vediamo un po'. Pick and popper. Sì, e la tripla va. Blocco, smarcamento, tiro e dentro. Ok, questa mi è piaciuta. 1 minuto e 43 alla fine del quarto. Fatemi un blocco. Ci sono. Mamma mia, perdo palla. Aspetta che la riscarico. Di nuovo libero. Ti prego, entra. Sì, altra tripla. Altra tripla. È 18. Sempre alla fine mi comincia a carburare. Una cosa allucinante. Mai dall'inizio. Vai Rondò. Tutto tuo. Tutto tuo. Almeno se finiamo male finiamo in gloria. Io che vado di nuovo contro il pubblico. Perché comunque sono tanti, 21 punti. Ok, rimbalzo. Sono qua. Proviamo il tiro di nuovo da 3 da qui. Niente, stavolta non è andato. Ero abbastanza smarcato, ma pensavo di essere ormai a ritmo. Millsap. Ha la sua esperienza ed è praticamente implacabile se ci si mette. Occhio. Ok. Aspettami. Adesso sono più libero. Altri 2, andiamo a 20. I nostri 20 punticini li facciamo sempre. Sempre. 14 secondi, penso che sarà l'ultimo possesso del terzo quarto. Ok. Proviamo la tripla da lontanissimo. Niente.
Li ha dati, ok, due punti presi. 71-90 fine terzo quarto. Purtroppo sono sempre 19 punti di vantaggio per loro. E per noi è praticamente un'impresa. Però io intanto mi dedico a me, a cercare di giocare meglio possibile, sempre per aumentare le statistiche. Di più non posso fare. Ok, ci fanno rientrare 4 minuti e 28 alla fine. 79-103. Sempre un divario troppo elevato. Sono qua, ti prego, entra. Niente. Anche sti tiri facili a volte non mi entrano. È una roba incredibile. Dai, fammi entrare di forza. Mannaggia, cioè, devo aumentare la forza, ragazzi, perché è veramente una cosa. Sono troppo debole quando cerco di affrontare l'avversario spalla a spalla. Ok, due punti e tiri libero supplementare. E siamo anche noi in bonus. Dai difesa. Mezz'ora dopo, alti, mezz'ora dopo. Sì, ma che bella reverse, ma che bella. Sì, l'ho fatto. Altri tifosi che aumentano, 22 punti. Occhio. Dov'ero? Facevo l'autoscontro contro i difensori. Qua non mi fa entrare. Sono qua. Siamo tutti incasinati, non riusciamo a trovare un punto. Babba mia, che brutto. Per fortuna che ci ha pensato il mio compagno Ivaca. Occhio, non perdiamo sta palla. Mamma mia, Chandler. Ok. Vabbè, ti faccio un blocco, guarda. Perfetto. Anzi, era un doppio blocco, è servito. Dai. Stavolta l'ho lasciato solo io, convinto che non gliela passasse. Sbaglio mio. Io vorrei rimanere per tutta la stagione ai Lakers, ma so che praticamente là qui non vincerei praticamente nulla se continuo così, perché la squadra è giovane, inesperta e... Non so che dirvi, ragazzi. Cioè, io sono... non so veramente se resterò su in questa squadra per tutta la stagione, perché sono scarsi, diciamoci la verità. Sono veramente scarsi. So che dopo 10 partite puoi chiedere lo scambio. Sicuramente vi farò un sondaggio per sapere dove preferireste che io andassi, nel caso decidessi di cambiare squadra. Vediamo un po'. Vediamo che cosa mi rispondete. Vediamo un post. Proviamo a spingerlo. Ok, almeno due tiri liberi, dai. Il primo va. Saliamo a 23 punti. Dai, facciamo il 24esimo. Ovviamente no, perché è la solita statistica di 1 su 2. Torniamo freddi. Va bene, ragazzi. È andata malissimo. 114-91 per i Denver Nuggets. La partita è iniziata tutta in salita per noi, visto che avevamo già un distacco più di 10 punti, poi è aumentato a 20 e così via. I nostri 20 punti li abbiamo fatti, abbiamo sbagliato qualche tiro anche fin troppo facile. Però, raga, che vi devo dire? All'inizio è sempre così. È sempre così, comunque il tuo giocatore è debole, non è fortissimo. E in più c'è anche il fatto che, insomma, sto giocando nei Lakers, faccio il possibile.
La prossima partita sarà contro i Sant'Antonio Spurs, che è quella alla quale mi devo vendicare vista l'ultima batosta che abbiamo ricevuto, e staremo a vedere. Ok ragazzi, allora, questa partita è andata, come ho detto poco fa, malissimo. Spero di potermi rifare nella prossima, ma sarà durissima visto che, come potete vedere, dovremo affrontare di nuovo i Sant'Antonio Spurs fuori casa. E l'ultima volta ci hanno dato una bella batosta, però cercheremo di fare il possibile. Come dico sempre, la squadra è quella che è, ma all'inizio è sempre così. Questo video finisce qui, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, mi raccomando mettete mi piace a questo video, condividetelo il più possibile, in descrizione trovate i link al mio canale Instagram, Twitch e anche alla mia nuova pagina Facebook che vi invito a seguire e a invitare i vostri amici a seguirla ulteriormente. Mettete la campanella per attivare le notifiche per ogni pubblicazione che farò in seguito, tra video di gameplay, tra qui FIFA e anche le canzoni. Vi ringrazio di tutto, come sempre spero che mi seguiate in tanti e spero che man mano le cose vadano sempre meglio e che mi seguiate sempre di più. Un bacio a tutti, alla prossima puntata, state ma buoni.